Andrea Biso! Che bello averti qui con noi, vero Gigi? Talento incredibile, sei una star internazionale della musica. Con il tuo violino hai conquistato l'applauso di platee internazionali, hai vinto concorsi prestigiosi. Sei nell'orchestra di Santa Cecilia, ma sei anche un solista che incanta. E la cosa incredibile, lo sapete qual è? È che hai solo... quanti anni? Dillo tu, perché guarda, io già non riesco a dirlo, neanche a pensarlo. 27. La critica ti descrive come un enfant prodige, ma dietro un'etichetta c'è sempre poi una storia. E a me è quello che mi interessa, come sei diventato quello che sei? C'è voluto molto tempo, pazienza, concentrazione... sacrifici, ma non è solo quello che si dice solitamente, non è nei giornali, i giovani talenti che vanno via, è anche amicizia, tanto amore, è una famiglia che ti sta dietro, veramente, questo fa la differenza. La famiglia ti supporta tanto? Sì, ancora oggi, certo il tempo va a diminuire, io cerco sempre di andare a trovarli. Tu sei siciliano, giusto? Sì, palermitanissimo. Palermitano, che bella Palermo! Facciamo un saluto a tutte le persone che ci guardano dalla Sicilia, da Palermo. Sì. Tu hai iniziato a 6 anni, vorrei fare proprio giusto un passaggio con i numeri. Sì. 6 anni. Sei anni hai preso per la prima volta questo strumento tra le tue mani? No, l'avevo preso un po' prima per gioco, l'avevo chiesto io ai miei se mi potevano comprare uno strumento. E poi a 6 anni invece i miei genitori che stavano provando a casa, loro sono entrambi musicisti. Suonano loro? Mio padre il violino, mia mamma il pianoforte, quindi i primi concerti li ho fatti con mia mamma. Stavano provando, dovevamo fare l'albero di Natale, però questo albero di Natale poi non si è fatto più perché ho chiesto bis contro bis, quindi... E da lì è iniziato, quindi, diciamo, il mio percorso. Da quel momento serio. In poi. Poi 12 anni, un'altra fase. Sì, ho iniziato a fare i miei primi, diciamo, debutti con le orchestre. A 12 anni? Sì, il mio primo concerto da solista, sì, Vietnam concerto, sì, quando avevo quell'età, con l'Orchestra Sinfonica Siciliana, mi ricordo, ero piccolino. E poi 14? E poi sì, insomma, in quegli anni lì ho iniziato a studiare in Olanda, che era già il mio secondo conservatorio. A 14 anni? Sì. No, mi sono diplomato. Ma l'applauso glielo faccio io. Strepitoso! Sì. Impegno, talento, Gigi. Arrivato a questo punto, 27 anni, sei appena cominciato. Tu sei violinista o fai il violinista? Ci sei o ci fai, voleva dire Gigi? Ci sono, mi piace, praticamente ormai è, cioè, non voglio dire che è proprio un parco giochi, suonare uno strumento ti obbliga in qualche modo a mantenere, c'è un valore atletico dietro, come un atleta, quindi come non un ballerino. Fai il violinista, sei violinista. Sì, sì, e rimango violinista. Andrea, visto che tu sei un grande violinista, a tra pochissimo per continuare ad ascoltare la storia di Andrea, di grande talento, grande impegno, a tra pochissimissimo! Per te, per farti performare, come vedi il microfono è pronto, questo brano che ci fai ascoltare? È Eugène Ysaÿe, un estratto, il finale della sesta sonata per violino solo. Andrea Obiso!
Thank you.